Secondo me bisogna leggere la presenza di Wilson questa sera, prendendo in considerazione anche gli ospiti che abbiamo invitato fino adesso, perché in realtà è una figura abbastanza complementare. Si potrebbe quasi dire che non c'entra nulla con alcuni di loro, e in un certo senso è vero, proprio questo è il punto per cui secondo me vale la pena averlo questa sera. Ad esempio, non c'è forse figura più antitetica, professionalmente parlando, rispetto a Peter Wilson, di Santiago Cirujeda, che abbiamo invitato due edizioni fa, perché se Santiago Cirujeda si occupa, diciamo, di come si può fare architettura al di fuori del mercato, sostanzialmente, no? Ne abbiamo parlato, di come lavorare, come usare l'architettura, diciamo, come strumento per ottenere certi risultati dal punto di vista sociale, dell'organizzazione sociale, economica, eccetera, potremmo dire che invece Wilson lavora in maniera, tra virgolette, tradizionale. Cioè, il suo è uno studio di architettura nel senso tradizionale del termine, che lavora ormai da diversi anni, diversi decenni, perché lui ha cominciato il suo lavoro come architetto negli anni 70, già da studente, da neolaureato a Londra, e quindi stiamo parlando ormai di diversi anni fa. Lui è nato negli anni 60, nel 1950, pardon, e poi si è trasferito a Münster con Julia Bolles Wilson, sua moglie e partner dello studio Bolles & Wilson, da dove hanno cominciato a fare una serie di concorsi che li hanno resi, potremmo dire, famosi in tutto il mondo. E questi concorsi sono spesso e volentieri concorsi di edifici culturali, a parte che non hanno fatto solo concorsi, però in generale, diciamo, forse più riconosciuti dei loro progetti sono, da un lato, grandi complessi culturali, biblioteche, mediateche, cinema, eccetera, e sicuramente la biblioteca di Münster è uno dei progetti più importanti loro, anche il primo progetto così grosso che hanno costruito, e allo stesso tempo invece hanno anche una importantissima esperienza dal punto di vista del residenziale, dei grandi complessi residenziali e dei master plan, cioè della progettazione urbana. Questa dimensione qua, quella della progettazione urbana, è una dimensione che non abbiamo ancora trattato in questo ciclo di conferenze, perché ci siamo sempre fermati su altre scale del progetto, che sono quelle della piccola architettura, oppure quella dell'installazione temporanea, oppure appunto quella addirittura dell'intervento quasi artistico, come nel caso di Santiago Cirujeda. Quindi in questo senso c'è una complementarietà, perché la sua esperienza ci permette anche, come dire, di comprendere quali sono le dinamiche del progetto a un'altra scala, e ci permette di comprenderle attraverso le parole di uno degli architetti, uno degli studi di architettura, che da quel punto di vista lavorano in maniera più interessante. È molto facile, man mano che aumenta la scala del progetto, ridurre la quantità di progettazione architettonica che c'è, che viene inserita nel processo, perché gli interessi economici sono sempre maggiori, perché la complessità viene scorporata tra le diverse figure professionali, tra ingegneri, impiantisti, economi, eccetera. E quindi spesso l'architettura diventa sempre meno importante. In realtà loro riescono, anche attraverso dei salti di scala importanti, a mantenere un livello di progettazione architettonica molto alto. E questo livello di progettazione architettonica molto alto deriva, io credo, dalla volontà di osservare la città da un punto di vista paesaggistico. La parola paesaggio è una parola molto complessa, che ha tantissimi significati, non si può approfondire in questo momento, però effettivamente guardare alla città come uno specifico tipo di paesaggio, guardare addirittura anche l'interno dei loro edifici come un paesaggio, permette loro di mantenere questo altissimo livello di controllo del progetto, tanto alla scala dell'intervento di piccole dimensioni come alla scala dell'intervento urbano. E questa, secondo me, è una cosa molto bella, in particolare poi questo ha a che fare col discorso, col tema del luogo dove si progetta, che qua in Italia è un tema molto importante e spesso problematico, tema che loro risolvono in maniera strepitosa, secondo me, per cui a maggior ragione credo che sia molto utile chiudere questo primo ciclo con questo intervento qua.